Foscarini non è l'unica scuola storica ad avere un grosso patrimonio librario, ce ne sono molte altre. Sicuramente il patrimonio librario di Foscarini è estremamente rilevante. C'è un fondo antico che è nato con la scuola stessa, che ha circa 11.000 volumi di consistenza, ma il dato numerico, che pure è di tutto riguardo per una biblioteca scolastica, e a questo va aggiunto gli altri 8.000 volumi della biblioteca moderna, cioè quella novecentesca, non dice tutto, perché in quegli 11.000 volumi c'è parecchio. C'è parecchio dovuto alla nascita stessa della biblioteca, che in buona misura deriva da fondi di corporazioni religiose soppresse. La biblioteca dei Gesuiti era già soppressa prima dell'arrivo di Napoleone, perché Foscarini è di fondazione napoleonica, mi è stato ricordato appunto questa figura con cui non sempre tutti i veneziani hanno un rapporto distaccato come bisognerebbe avere, considerando la dimensione storica degli eventi, ma è stato poi un patrimonio incrementato con altri fondi monastici, in modo particolare quello del monastero di San Giorgio, da cui l'abate Traversi aveva anche fosse trasportati di armadio. Anche gli armadi originali, quelli che poi negli anni 60 sono stati restituiti al riaperto monastero benedettino di San Giorgio. E ci sono delle opere di pregio, sono delle opere di pregio, sono delle opere rare, ci sono per esempio alcuni volumi che neppure la Biblioteca Nazionale Marciana possiede, e la cosa è ben nota agli studiosi, specialmente agli studiosi di alcune materie in relazione ai fondi che sono presenti nella biblioteca. In questo patrimonio assai consistente noi ci siamo trovati alla scelta, ci siamo trovati a dover operare la scelta di una selezione ristretta, perché come diceva il rettore, questo è soltanto un minimo assaggio, quello che si vedrà nell'esposizione, di quello che è presente nei Foscarini. E i criteri che hanno guidato la scelta di questo patrimonio librario sono stati criteri estetici sicuramente, ma sono stati criteri legati anche all'occasione prima ricordata per cui noi apriamo questa esposizione durante questa settimana entrante, cioè il convegno scientifico. Perché accanto alla dimensione propriamente letteraria, umanistica, classica, la biblioteca antica dei Foscarini si caratterizza proprio per una notevole attenzione anche alla dimensione scientifica. In questa dimensione scientifica un grosso peso è rappresentato dalle opere geografiche. Il patrimonio dei Foscarini in questo senso è un patrimonio veramente notevole. Posso ricordare che anche molto recentemente c'è avuto uno studioso ungherese, che è una fra le massime autorità di cartografia storica di quel paese, a voler effettuare delle verifiche, dei controlli all'interno della nostra biblioteca, proprio perché noi possediamo delle opere, non solo di pregio, ma anche delle opere rare. Soprattutto spicca la particolare quantità di questo corpus, di cui noi abbiamo esposto alcuni esemplari, a cominciare da quella che è un vero monumento della cartografia dell'età moderna, che è l'Atlas Major di Johannes Blau, che è proprio l'autore di quei globi che si ricordavano in precedenza, e che è stato il massimo cartografo olandese del Seicento. Ma accanto all'opera di Blau abbiamo esposto anche l'opera, per restare in tema veneziano, di Vincenzo Coronelli, di qualche decennio più tardi, ma molto altro si sarebbe potuto esporre. Accanto a questo, a dimostrazione degli interessi di natura propriamente scientifica, c'è l'esposizione di un testo di anatomia. E non abbiamo esposto, per delle ragioni facilmente comprensibili, una delle perle della biblioteca, cioè un esemplare dell'Editio Princeps del De Humani Corporis Fabrica di Andrea Vesalio, testo datato 1543, che ha rappresentato un po' l'avvio di quelli che saranno gli studi medici moderni. Abbiamo un esemplare di un'opera di anatomia più tarda, dei primi anni del XVIII secolo, ma abbastanza significativa. Poi
come abbiamo potuto esporre d'altra parte uno dei tanti volumi delle Lancia, cioè delle tavole, dell'edizione livornese dell'Enciclopédie, che pure il liceo possiede nella sua interezza, e avremmo anche potuto fare altre scelte. Anche qua, appunto, l'invito è eventualmente a venire a chiedere una visita che in qualche modo potremo anche provare a organizzare nella biblioteca dei Foscarini, cioè in sede. E la biblioteca comprende un buon numero di 5 centine e comprende anche degli incunaboli, comprende anche diversi incunaboli. Noi, a dimostrazione di questo, abbiamo esposto anche alcuni di questi testi, alcune 5 centine, alcune edizioni di Aldo Manuzio, un'edizione particolarmente note nella storia dell'editoria. E anche qua una scelta che è soltanto una minima parte di quello che si sarebbe potuto scegliere. E per finire, non avendo potuto appunto esporre un esemplare dei Globi, abbiamo, a dimostrazione poi di questa saldatura fra dimensione scientifica, dimensione letteraria, dimensione estetica, un'opera abbastanza singolare, che è l'opera di Stefano Pieredin, di cui non esponiamo un originale, perché l'originale è un manoscritto, è di nostra proprietà ed è custodito presso la Biblioteca Nazionale Marciana. Noi esponiamo un esemplare di quell'edizione facsimile che Cinzio Civina ha curato giusto 10 anni fa, è stata pubblicata nel 2001 per il TP di Canova di Treviso, ed è un testo naturalistico perché è un straordinario repertorio di immagini di descrizione di pesci, mollusco, crostacei, testacei della Laguna Veneta e dell'Alto Adriatico, ed è un'opera estremamente significativa dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista scientifico, naturalmente in rapporto alla conoscenza della fauna ittica dell'Alto Adriatico dell'inizio Ottocento, e quindi usata anche scientificamente proprio per misurare le variazioni poi intervenute. Ecco, questa ultima cenna di Pieredin ci riporta a quella dimensione unitaria per cui gli strumenti del sapere ci mandano appunto ad un'idea del sapere che non dovrebbe almeno essere divisa in settori incomunicanti fra loro, ma dovrebbe essere intesa sempre unitariamente, ed è quello che poi nella pratica quotidiana di fare scuola a Foscarini cerchiamo, chissà se ci riusciamo, ma cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti. Grazie. Noi abbiamo concluso, chiediamo un po' venia se siamo stati un po' lunghi, ma l'argomento valeva la pena di essere trattato almeno un po' in questo modo. I ragazzi, i nostri studenti vi accompagneranno adesso in questo spazio espositivo, con l'augurio che sia solo da stimolo per farvi venire tutti quanti, quando riterrete opportuno, a visitare proprio il complesso dell'ex convento Santa Caterina. Grazie a tutti e arrivederci.